Signori, bentornati carissimi nel canale dello zio Marut con un nuovissimo appuntamento con Gwent. Signori, la nuova patch, il nuovo viaggio. Sono finalmente giunti e soprattutto, come vedete, Francesca nello sfondo che andrà a dipingere il video di oggi perché è tornato, signori, un control deck come si deve. Signori, Scoided è tornato. Come avevo detto, questo buffa Francesca, questo bellissimo reward buffa Museruola di Vigo ha permesso a questo bellissimo control deck con Francesca di Scoided di tornare in meta, con il quale siamo ancora con il 100% win rate nelle placement, quindi mi sto divertendo tantissimo con questo mazzo e ve lo vado a illustrare, insomma, nel primo video di oggi della nuova season. È un mazzo control, quindi che si basa sul reach che ci permette di fare nelle rimozioni il nostro leader, ma questa volta non giocheremo Saskia, quindi runneremo le sentinelle di Broglion anche di mazzo, quindi il nostro leader anziché giocare per 7, a meno di Brick, giocherà per molti più punti perché le due sentinelle di Broglion entrano nel mazzo, quindi per 4 punti in più, un leader comunque da 11 punti che ci permette di avere control non è per niente male. Abbiamo tre cariche, quindi da un ping, quando avremo utilizzato tutte le cariche, entrerà in gioco la sentinella di Broglion, che se a sua volta farà il colpo di grazia su un'unità nemica, richiamerà tutte le copie di questa unità dal nostro mazzo. Quindi noi, come vi stavo dicendo, giocheremo due verdi sentinelle di Broglion. Ovviamente, possibilmente, lasciatele nel vostro mazzo e fatele entrare di leader. Partiamo dall'engine bronzo. Abbiamo doppia maga di Dolblatanna perché con questo mazzo vogliamo generare spell per incicciottire il nostro Gord e vogliamo comunque scombare sia con la profetessa elfica che può a sua volta scombare sia con le nostre spell che buffano ma anche con il tartufo molliccio direttamente per fare un'ottima tempo play e la monosussurra di Dolblatanna, quindi 1-1 per non farci mancare niente. Forse due erano troppo pesanti, secondo me in questo mazzo c'è assolutamente bisogno di maxi. È un deck oniromanzia dipendente, quindi trovare oniromanzia diventa fondamentale. Se non riusciamo a farlo a round 1, dobbiamo cercare di rimischiare il nostro mazzo per cercare di vedere in che posizione sta. Vero anche che se riusciamo a pescare Simlas, possiamo tinnare il mazzo, possiamo tinnare il deck con il nostro leader. Insomma, il modo di pescare c'è. Simlas che principalmente vedrà nel doppio raccolto il suo target principale, ma volendo potete anche sparare due volte 4, sparare due volte 5, oppure addirittura buffare due volte di birra di Magam. Birra di Magam molto sinergica, non solo perché ci rimuove il lock nel caso in cui magari ci lockano una maga di Dolblatanna, andiamo a sbloccare, oppure nel caso in cui vogliamo tirare un doppio slock con la profetessa elfica, ma soprattutto perché possiamo anche sloccarci il pezzo che andiamo a rubare di Museruola di Vigo. Museruola di Vigo che adesso sequestra un'unità con al massimo 6 di forza e la locca. Significa che se andiamo poi a fare appunto la birra di Magam, possiamo sloccarci nel caso in cui fosse un engine avversario e magari poterlo sfruttare. Francesca in questo mazzo diventa fortissima. Perché? Perché si blocca solamente con una spell, quindi possiamo fare oniromanzia e giocare due volte Canicola, due volte Museruola di Vigo. Oppure possiamo giocare Francesca con Simlas in mano per giocare triplo raccolto in un turno solo. E capite quanto può essere forte fare una play del genere. Nella peggiore delle ipotesi, non so, potete ritirare una birra, la schiuma dorata, potete ritirare insomma un'altra spell per la terza volta. È sicuramente una carta che ha acquisito tanto, tanto, tanto valore. Non è un engine facile da risolvere perché ha velo, perché ha 7 di body e devono per forza rispettarla. Ci sono state partite in cui avversari con doppio Madox si sono visti il doppio Madox rubato grazie alla doppia Museruola di Vigo, insomma, che adesso è una carta veramente devastante. E ovviamente c'è il Trent Protector, una delle mie carte preferite anche per la sua versatilità. Può rigiocare una Tempra, può rigiocare magari una Carezza della Driade generata dalla maga di Dolblatanna, può rigiocare uno Sparo 5 se ci serve un tool di controllo in più, o può rigiocare un nuovo raccolto nel caso in cui ci serva fare board. Vi ricordo che tra gli elfi di raccolto possiamo trovare elfi che pingano, quindi ci fanno chiudere dei trade, possiamo trovare elfo che purifica nel caso in cui ci sono defender o status fastidiosi, possiamo trovare un'altra profetessa, un'altra sussurra, un'altra maga di Dolblatanna. Quindi insomma, il raccolto è sì una carta aggro, però allo stesso tempo una carta che può davvero generare tanti tanti punti e tanta tanta value, ricordando anche che buffa in mano.
Quindi facciamo anche handbuff e possiamo proteggere i nostri pezzi. Abbiamo il mono sciamano, che secondo me a 4 prov è un must include adesso di quasi tutti i mazzi. Anche lui, volendo, può sbloccare la carta presa da Museruola di Vico. E il legame che giocheremo dal tartufo molliccio è l'ufficiale Vried. L'ufficiale Vried che può danneggiare di 2 o buffare di 2 all'occorrenza. Inoltre, l'ufficiale Vried è un'altra carta che può uscire dal raccolto, quindi volendo potrete anche settarvi il legame giocando vari raccolti. Per il resto, signori, enjoy questo bellissimo contro il Discoidel, con il quale stiamo andando veramente molto bene. Ve lo straconsiglio. Lo giocheremo in amichevole, perché come sapete sono riniziate le season competitive. Voglio capire anche bene, anche se in realtà l'ho già giocato in ranked ieri in live, e siamo 4-0, 5-0, non ricordo. Lo giocheremo in amichevole, anche se è vero che forse magari in ranked è meglio, perché in amichevole troviamo un po' di gente particolare, oppure ci mette 3 ore a trovarmi la partita. Andiamo in ranked, saranno sicuramente delle partite più serie, anche se c'è da dire che all'inizio della season non si escono mazzi nuovi, gente prova roba strana. Non è detto, insomma, che riuscirà veramente una partita tecnica, diciamo. Potrebbe uscire una partita molto a sentimento in base alle letture di gioco. Però anche queste, insomma, penso che vi fanno comodo da vedere nel video. Siamo contro Nilfgaard tradimento, e siamo addirittura di blue coin. Quindi proprio solitamente Nilfgaard è il peggior matchup per questa tipologia di mazzi, perché riesce a coperci Simnas, perché riesce a rigiocare le nostre bronzo che sono molto forti. Sono riuscito ieri in live a vincere la partita, ma è stata una partita clamorosa. Non credo che riusciremo a ripetere l'evento, però sicuramente ci proveremo. Raccolto va dentro, sicuramente proviamo a cercare l'oniromanzia. Possiamo rimettere dentro l'ufficiale. Tartufo è una buona carta. Possiamo togliere uno sparo 4, che non penso che ci servirà. Abbiamo briccato lei, ma poco importa. Possiamo partire di lei. Di solito giocano giostra, quindi il vantaggio io lo giocherei subito. Probabilmente sarà un mazzo con Calvea. Anche se adesso qualcuno sta provando a giocare Ballad. Potrebbe anche essere un mazzo con Ballad, non so. Cerco sempre di prendermi tutti i Mulligan, perché trovare un'iromanzia svolta tantissimo in questo mazzo. Lui parte di Artefice. Partire di Artefice in realtà non è brutto, perché la mia maga di Dolblodanna va a 6 e ci sono buone possibilità che mi trovi un raccolto. Posso provare a giocare l'altra maga nel caso di buff. Ok, troviamo una sfera. E c'è anche la sfera appunto a 6. Andiamo a dare la sfera all'altra. Giochiamo sempre intorno al fatto che lui possa giocare giostra. Tanto il buff ce l'ho, anche se ce la dovesse lockare. Abbiamo il pezzo che ce la fa sloccare. Abbiamo anche il Pellar. Non so quanto lui vorrà contestare, dipende molto da come ha pescato, ma sicuramente vorrà tirare il suo Calvetta. Difficilissimo giocare Simlas in questo matchup. Bene. I know the truth. I simply want you to Ok, qui possiamo rollare admit anche uno sparo 5, quindi insomma decide di mettere spia sulla maga di Dolbladanna, è una buona spia per lui. Intanto attiviamo la maga. Troviamo raccolto, lo attiviamo. Questa gioca per 6 e ci va a buffare il Trent, quindi secondo me è la scelta migliore. Questa potrebbe giocare per 7, ma ci va a buffare la Driade. Quella centrale invece ci buffa un'unità casuale. Andiamo con lei. Buffiamo il Trent. Facciamo 6 punti. Potrei anche dinnare il mazzo e ammazzarlo. In realtà non mi dispiace qui fare ping. Perdiamo un po' di punti di terra, ma ci dinniamo il mazzo. Risolviamo un engine. E ci tiniamo il deck. Ci rimane un leader da 2, 4, 6 punti. Però abbiamo tinnato un pochino il mazzo. Anche in ottica pescare un'iromanzia, sicuramente buono. Questo dovrebbe essere il turno da parte sua di Calvette. A meno che non vuole fare colpo di grazia sulla maga di Dolblatanna. Noi fondamentalmente abbiamo ancora 2
sicuramente due carte giocabili. Nel caso in cui volessimo pushare, possiamo andare di tartufo. E il leader ci dà anche parecchio fastidio perché lui Grace qua will va not be di placed. maga di Dolblatan. Oh, stop gurgling like that. Allora, potrei giocare Simnas adesso. Voi direte perché? Perché? Perché ha già giocato una carta che mette spia. Ha già giocato quindi una carta che mette spia e potrei trovare la risoluzione a questa maga di Dolblatanna. A me non dispiace giocare Simnas in questo spot. E soprattutto Fain voglio not tillare il mio ignorant. mazzo Remember to whom you di speak. raccolti. Ok, perfetto. Abbiamo trovato la tizia che spara 3. Quindi ci basterà trovare un altro elfo che fa anche un solo ping. Perfettissimo, possiamo mettere lui. Lo sciamano nel frattempo diventa god. Don't of death. Questo ovviamente va messo avanti. Per non lasciare colpi di grazia vado a buffare il mio Simnas. Vedrete perché ho fatto sta play. Perché ho fatto dei bei punti. Lui non ha giocato Calvè. Siamo andati tanto avanti. E se vuole mettere spia su Simnas deve avere pescato anche l'altra. Invece nel caso in cui decidesse di passare, perché magari non riesce a fare reach, sono riuscito a non dargli Simnas. Perlomeno non dargli Simnas dalla mia mano o dalla mia board. Perché poi in realtà lui potrebbe fare Bradley I e shall not prenderlo. Io qua mi repeat prendo il the mere's passo mistakes. e provo a fare il tempo pass, che era poi la mia idea. Che lui magari avesse sbagliato a calcolare i punti, o magari deve tirare il leader, non lo so. Comunque sono 18 punti, quindi deve fare 19 punti con due carte, con un artefice già andato. Poi magari commetterà Braden se si prenderà la tizia. Questa è l'idea della mia giocata. Ci troviamo anche uno sciamano con 8 di body di carry over e il Trent con 7. Cercare di non dare Simnas a Nilfgaard è veramente importante. Adesso lui sta calcolando, forse non aveva preso neanche in considerazione. Va a tirare Lidia. Sul Tis merely raccolto, illusion, probabilmente, though così non granted, ulti. strong and skillfully imposed. Speriamo che non esca la maga di Dolblatanna. La sussurra. È comunque gigante, una carta che giocherà Grow, come my beauties, minimo reach per high into altri the 3 sky. punti. Deve fare. Penso che gli basti fare colpo di grazia. No, colpo di grazia sono. Allora, colpo di grazia sono 3, 4, 7 più 3, 10. Colpo di grazia non gli basta. Quindi colpo di grazia non gli basta. Invocation gli basta. Dovrebbe fare invocation sulla 8, però. Ah, lui prova Hail così a cercare la Captain. diplomacy. Dice perché non dovrei trovare una spell dalla parte del mio avversario. Se la sente. The valley of flowers. There is Trova no place una more beautiful. fortissima pantera che gioca per 5, che non basta. Quindi abbiamo preso la carta con questo tempo pass. Quindi il mio tempo pass è stato ottimo. E fa The invocation soil is ovviamente su fertile. Simnas. Quindi lui è Fertile is riuscito a not. prendersi I'm dead Simnas. to one. Però almeno me lo giocherà una volta sola e non più di una volta. Ha tirato anche l'Imperial Diplomacy. Quindi non ha il Simnas. Cioè non ha la doppia Imperial Diplomacy, quindi probabilmente tirerà doppia giostra a un certo punto. Però abbiamo preso una carta di vantaggio che non è bruttissimo. Ora io ovviamente cercherei oniromanzia, sarebbe tipo bellissimo. Ecco, per esempio, noi qui possiamo. Vabbè, qua cerchiamo sempre oniromanzia. Continuiamo a cercare oniromanzia. Oniromanzia ha deciso di non scendere in campo e penso che ci settiamo il tartufo. Il tartufo lo mettiamo avanti o dietro? Probably lo mettiamo avanti. Ok, abbiamo preso una carta di vantaggio con quella giocata che abbiamo fatto. Forse tiro anche una birra di maga. In realtà abbiamo 3, 4, non abbiamo tante carte nel mazzo, dovremmo riuscire a pescare. Il Purify ce l'ho, quindi non so se voglio tirare la birra. Ce n'è un'altra nel mazzo, quindi penso di poterla tirare. Vado a potenziare Gord. Abbiamo una carta di vantaggio, questo significa che abbiamo la last 6, tanto Invocation lui l'ha giocata, quindi Gord non è quello il problema. Il vero problema sarà capire quale carta dargli al nostro avversario e quale carta non dargli. Sarebbe bellissimo pescare oniromanzia. Grazie.
Ok, penso che abbiamo tutto perché l'oniromanzia andrà su Gort. In realtà l'oniromanzia potrebbe andare su una spell che in questo momento non abbiamo, quindi io direi che la mano è questa. Io direi che la mano è questa. Non dovrebbe avere la risoluzione tecnica Francesca. È vero che lui ha... Oddio, ha seamless su doppia giostra. Seamless su doppia giostra potrebbe essere una buona risoluzione. Noi qua partiamo di sussurra. Partiamo di sussurra. Abbiamo ancora comunque punti del leader. Dobbiamo cercare di non dargli un leader troppo forte. Lui forse qui partirà di Tartufo Molliccio. Se è un mazzo classico. Comunque lui ha tirato anche leader round 1. Va di artefice, quindi questa carta potrebbe vedere qualche A fine vintage it would have made. punto. Ah, un'altra carta per mettere spia. Allora, io qui devo decidere che cosa voglio ricopiare con Francesca. Doppio misurola non sarebbe brutto. Abbiamo se no non sarebbe brutta. Però qui penso che facciamo una giocata chill. Gli spariamo 4 per riportare lei a 3. Ok. Francesca le metteremo avanti. Insomma, se dietro dovessimo staccare troppo la fila. Abbiamo il leader che ci permette di mettere engine più, magari controllare un engine avversario nello stesso turno. Lui attualmente ha solamente una spia. Questa è la carta che si è You buffata will al not round 1. regret this, good sir. Ok. A shame I have no time. Qua sparo 5, mi sembra assolutamente pulito. Continua a fare punti. Dobbiamo The stare sword is anche attenti fertile, alla carta con cui but vogliamo prendere il controllo di I'll get Museruola di Vigo, one. perché tipo non posso prendere un Bradens, lo darei a lui. Potrei anche semplicemente giocare doppia canicola. Vediamo. Ci penseremo. Sicuramente Francesca può dire il suo. Lui potrebbe provare anche a fare leader nel momento in cui io dirò Francesca. Questa Take him to the woods and release the hounds. è un'ottima carta su cui fare Museruola di Just Vigo. speak. That is all I need. Però forse rischio un pochino l'overswarming. Di qui probabilmente tiro Francesca e scarico il leader. Qui probabilmente tiro Francesca, scarico il leader su di lei perché non voglio assolutamente fargli fare Simnas un miliardo di punti. Li metto qui, guardate la qualità di Dandelion che suona. Qui il nostro avversario potrebbe provare a fare leader con 6 carte in mano per trovare Canicola su Francesca. Se non lo dovesse fare, io potrei tirare Tartufo e doppia Canicola, che non è male. Vediamo, lui ha già giocato Invocation. Potrebbe tirare Simnas su doppia giostra per risolvere Francesca. Se facesse ciò, io potrei sfruttare la profetessa. Vediamo. Infatti, decide di fare Simlas su You are doppia no giostra Luned of mine. e deve risolvermi Francesca. Questo penso che sia il turno da parte mia per sfruttare Tartufo. Quindi mettere lei davanti. Ok, Children giving parents up unto death. It is inevitable. The soil is fertile. questa è una bella play con Tartufo. Stiamo cercando di non dargli un leader troppo forte. Quella sussurra comunque sta facendo bei punti. Non ha ancora giocato Tartufo. Arriva Joachim e riesce a mettere spia sulla profetessa. And if I insert a needle Attenzione perché here, io posso fare Museruola sulla profetessa se lui dovesse farla. Questa penso che sia la mia canicola.
questa penso che sia la mia best canicola. Continuo a riempirmi la board dietro, quindi devo stare anche un pochino attento. La susura ha fatto i suoi punti, come vedete. La susura ha fatto assolutamente i suoi punti. Devo stare un po' attento adesso alle carte da mettere. Potrei pensare anche di mettere il protettore dietro. Io posso fare museruola su un pezzo. Ora se lui mi mette il target su cui fare museruola è perfetto per me, così non la do a lui. È vero che lui c'ha un Trent, c'ha carte natura, si sì, c'ha raccolto. Sì, forse probabilmente è meglio dargli museruola. So. Ha tirato leader adesso, ok. Ha tirato leader adesso, vediamo dove decide di piazzarlo. Cioè dove su cosa decide di giocarlo? Decide di giocarlo su Trent. Quindi giocherà un altro raccolto. Questa giocata è gigantesca da parte sua. Adesso non devo più giocare intorno al suo leader, quindi posso tranquillamente non ho tempre nel cimitero, peccato. Sono totalmente indeciso se fare museruola qui. Davanti andrei 3, 6, 7. Avrei ancora gli spazi. Avrei ancora gli spazi. Penso che questa vada fatta. Così lui che, a lui che cosa è rimasto? Colpo di grazia. Questi sono bei punti. Siamo ancora avanti. E penso che adesso metterò dietro le mie carte. Lui ha ancora un'unità buffata. È vero che ha giocato per 8, però capite che siamo andati a togliere un engine al nostro avversario. Lui dovrebbe avere ancora colpo di grazia. Ok, Tartufo Molliccio. Questo va bene. Avrebbe fatto un miliardo di punti con Tartufo. Proverà probabilmente a prenderla adesso. Allora, se io gioco Dread sul raccolto 3, 4, 5, 6, 7, 8, la fila dietro mi si preclude. La fila avanti, Dread sul raccolto è troppo rischi. Qua probabilmente devo fare semplicemente Trent su sparo 5. La maga fa troppi punti. Lo metto dietro. È vero che c'erano buone possibilità che da raccolto sarei riuscito a trovare il c'erano buone possibilità che da raccolto sarei riuscito a trovare il il ping, un elfo che pingava. Il problema è che rischiavo di riempirmi la fila. Lui adesso dovrebbe avere colpo di grazia e un'altra carta. Fatemi pensare bene. Questa è una giocata molto forte da parte sua. Questa è una giocata gigantesca. L'ultima play non sappiamo qual è. Purtroppo non potevo giocare intorno a tutto. Per il momento mi vado. Forse è una, se è una spia abbiamo perso. Se è una spia però posso fare leader sulla birra che slocca. Potrei fare quello. Quindi qua andiamo a fare lui, sperando che non abbia una spia. Ci sblocchiamo la provvidenza. Siamo sotto di 8 punti, vediamo qual è la sua ultima play. Bribery no. Non ci stavo proprio pensando a bribery. Se tira Trent fa un miliardo di punti, se tira Simmas è gigante. Il Pellar. Sì. Questa è la bribery che ti meriti, brother. Questa è la Madonna che è scesa in terra e ha detto: questa è la bribery che ti meriti. A parte Marotte, tu stai festeggiando, ma qua 15 punti non bastano. No, 15 punti bastano precisi. Mamma mia, che partita da canale, boys. Un punto. Godo.
Battiamo di nuovo Nilfgaard nonostante le angherie con questo contro il Francesca OP, nonostante le angherie subite. Andiamo a vincere ancora. Mazzo undefeated. Non so se avete visto la qualità e la, il tecnicismo del mazzo, nonostante quello fosse il proprio il peggior matchup di Squad, ma non di questo contro Squad. Squad proprio contro Nilfgaard. Tecnicamente è un matchup 90-10 per Nilfgaard, quindi non ha speranze. E nonostante ciò siamo riusciti con la skill e le giocate. E ringraziamo anche la zia Bribery per questo finale. Penso che fosse l'unica carta, non so quale altre carte non gli davano. Forse avrà rollato Profetessa, Maga di Dolbladan e Tellar. Erano tutte carte da 4, probabilmente era questo il suo... Le sue house sono contentissimo di aver vinto questa partita, signori, di avervi portato questo fantastico mazzo sul canale. Spero che sia piaciuto anche a voi. Se così fosse, lasciate un like, un'iscrizione e una condivisione. Attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati con le news e le novità del canale. Noi ci becchiamo tutte le sere live, ore 21:30. Occhio, perché questa settimana ci saranno degli eventi super super in live e ci sarà anche un ospite internazionale. Quindi non perdetevi nessuna live. Bella per tutti.